Ciao Giancarlo, grazie di essere qui con noi. Sono molto contento che Giancarlo, come gli altri amici che sono stati qui presenti per le altre lezioni e che ci raggiungeranno anche nelle prossime settimane, abbia accettato di tenere un po' vivo questo spirito della nostra Summer School ILS, che ha visto Giancarlo protagonista come docente anche nelle ultime due edizioni. Una di queste appunto era concentrata proprio sul tema della miniera di Lula, quindi lui conosce anche questi luoghi in cui voi state andando a progettare, questi luoghi con cui vi state confrontando nel vostro lavoro del blocco. E sono molto contento proprio perché, come dicevo prima, Giancarlo attraverso anche e soprattutto la sua ricerca e anche la sua attività professionale, questa sua ricerca applicata con il progetto, si è confrontato molto spesso con questo tema dell'edificio scolastico, ma direi anche con il tema più generale dello spazio per l'apprendimento, che lui ha interpretato con molti suoi progetti, anche in realtà a volte inedite. Io non so se oggi ce lo mostrerai, ma molto spesso Giancarlo racconta di inedite interpretazioni anche in spazi tendenzialmente inusuali, come quelli per esempio di un ospedale, dove molto spesso Giancarlo dice: ma perché non si può anche dentro un ospedale svolgere determinate attività, avere il piacere di poter fare una lezione di ballo o poter comunque immaginare come dire, degli spazi in grado di accogliere e generare attività inedite, inaspettate in determinate situazioni, proprio per migliorare anche la qualità degli spazi di questi edifici. E da questo punto di vista io lo ringrazio tantissimo perché Giancarlo è anche un architetto molto conosciuto e impegnato e quindi insomma, poterci dedicare il suo tempo per questa lezione per noi è molto prezioso. Gli lascerei la parola nella speranza, poi dopo la sua lezione, di poter aprire anche, se tu avrai qualche minuto di tempo, un po' un dibattito con i ragazzi, magari un confronto sui temi che tu ci andrai a raccontare a partire da questa idea dello spazio come terzo professore che preannuncia il ruolo e conferma il ruolo importante che può avere lo spazio in questo processo dell'apprendimento di cui tanto stiamo parlando. Grazie Giancarlo, a te la parola. Va bene, e niente, io vi propongo un tipo di una metodologia oggi. Io faccio vedere, farò vedere 6 punti. Allora, facciamo 7 minuti più o meno che spiego un progetto, spiego un concetto, e dopo lasciamo 5 minuti per domande, e così vamo riprendendo e facciamo più una classe che una conferenza. Va bene? Bene. Possiamo cominciare adesso. Allora, pam pam. Stavolta lo spazio educativo come terzo insegnante in questo caso. Vuol dire da come lo spazio ti propizia delle condizioni diverse per l'uso, che sarà una delle condizioni più importanti. Spazi per l'apprendimento e il gioco non sono soltanto edifici. In questo caso voglio spiegare che il problema dell'architettura scolastica non è un problema di un edificio che deve essere molto funzionale, è un problema di apprendimento, di educazione, tra virgolette, in questo caso la parola educazione. Allora, spazi per l'apprendimento e il gioco, è quello che voglio parlare in questo caso, che voglio tentare di spiegare come abbiamo pensato alcuni dei progetti e parlerò in alcune cose. Per cominciare, mi sembra che questa premessa è importante. L'architettura è azione e questo è molto importante perché non, questo sarebbe come il punto più forte in cui parlerò intorno ai progetti che farò vedere e i concetti che vi spiegherò e che metterò sul tavolo per discutere. L'architettura è azione. Per noi il valore dell'architettura non si basa solo su se stesso, ma anche ciò che è in grado di produrre nella sua capacità performativa. In questo caso l'architettura è definita da ciò che genera, in questo caso chi propizia, una parola che voi avete dimenticato molto in italiano, che a me piace tanto e che ho parlato anche con Massimo in questo caso da propiziare, che è diverso da spingere.
un'architettura in grado di promuovere comportamenti in relazione per incoraggiare le persone a pensare e comportarsi in un modo in cui in precedenza credevano impossibili in questo caso. Questo è un bel esempio, è l'esempio da un'opera di Pedro Reyes, che è un grande artista messicano che a me piace molto, è un sombrero che diventa molti sombreri che sono attaccati. In quel momento lascia di essere un sombrero, un capello, e diventa un sacco di capelli attaccati, ma in questo caso per camminare, per usarlo, si deve parlare. Allora è un dispositivo di comunicazione in questo caso. E per quello mi interessa far vedere questa opera. È un sombrero, ma anche divieni e anche ti lascia, è un dispositivo di comunicazione in questo caso. L'architettura deve promuovere forme di comportamento, attività, eventi, interazioni che agiscano nella costruzione di relazioni di apprendimento e socializzazione. Queste sono delle cose che parlerò. E questa immagine a me interessa molto, il mio caro amico Camillo Magni, che è a Milano. E questa è una sedia che è progettata per il disegnatore industriale inglese, e che quello che mi interessa è che diventa un gioco e una sedia, e poi ti propizia una relazione familiare attraverso dal gioco, che è quello che volevamo propiziare o fare nei nostri progetti. Questo è un bel esempio di quelle idee in cui un oggetto propizia condizioni di uso, propizia condizioni soprattutto di gioco e di ludica in questo caso. L'architettura come meccanismo di apprendimento, io sono molto interessato a capire che l'architettura è un dispositivo, che il suo valore è nella capacità di essere strategica e di generare, di propiziare, di generare diversi tipi di condizioni in questo caso. Questo è un esempio dal mio amico artista che si chiama Nicolas Paris, con cui lavoriamo abbastanza, e lui lavora intorno all'arte, alla idea dell'arte che è una sorta di dispositivo di insegnamento, in questo caso di apprendimento, che mi piace di più dire apprendimento a educazione, perché l'educazione è controllata, apprendimento è parte dal gioco di scoprire gli spazi e le cose che noi facciamo. Parlerò su 6 strategie, queste strategie le spiegherò ognuno con un progetto che abbiamo fatto, tutto quello di co-creazione, un progetto che ho fatto vedere magari nella ultima conferenza che ho fatto anche con Massimo, che è il progetto di Marinigia, che è un progetto di co-creazione. Il secondo è lo spazio come terzo insegnante. E poi parlerò da un'idea che a noi ci interessa abbastanza, che è quella dell'architettura aperta e sistematica, che è l'idea dell'adattabilità al cambiamento, l'idea di pensare un'architettura come se fosse un tipo di condizione organica. E gli edifici educativi come condensatori sociali, moltiplicare l'uso, l'idea di una scuola aperta, e poi parlerò dell'anomalia, il gioco e l'eterotopia. In questo caso non farò vedere l'ospedale che ha parlato Massimo, ma parlerò su un progetto che abbiamo fatto per Reggio Emilia, per Loris Malaguzzi, e che è molto interessante per noi, che è molto sperimentale. Poi parlerò magari di una parte molto più precisa intorno all'idea dell'aula, all'spazio vuoto in cui noi abbiamo lavorato in questo caso. I progetti educativi devono essere strumenti che aiutano a migliorare le condizioni di apprendimento, il curriculum, i metodi di insegnamento e il gioco per definire lo spazio scolastico. Allora, parlerò di co-creazione, inclusione di attori diversi. Questo sono uno dei nostri interessi più importanti quando facciamo qualsiasi progetto. E quando facciamo qualsiasi progetto, generalmente le persone, la popolazione, aspetta un tipo di progetto, ma noi gli architetti, i committenti, ogni tanto pensiamo altre cose. Allora esiste un forte squilibrio tra il modo in cui i progetti sono progettati e i desideri dei cittadini e la diversità delle condizioni. Come affrontare ciò che facciamo ogni giorno come architetti ai reali desideri e bisogni che collegano le attuali condizioni umane e non umane per fare l'architettura? Per noi è molto importante, prima nel caso degli edifici scolastici, con la comunità. La comunità non sono soltanto i studenti, i professori, sono il quartiere, altre condizioni che non sono quelle soltanto delle utenti tradizionali. Parliamo delle condizioni naturali intorno al progetto, del quartiere, delle persone che lavorano, quello che fanno la pulizia, tutti, tentiamo di capire quali sono tutti. Allora, nel processo di progettazione per costruire un'architettura inclusiva e diversa, noi lavoriamo in tre fasi, che non ne spiegherò abbastanza adesso, ma soltanto lascio in questo caso perché è una lezione partecipativa anche.
e vorrei che fosse anche così, una lezione più partecipativa, quella di oggi, e parliamo intorno a lavoratori partecipativi, mappe degli attori, quello che parlavo prima. Per noi mappe degli attori sono tutti, anche gli animali, le condizioni ambientali, le altre cose, e poi facciamo un po' una sorta di gioco con i lavoratori viventi in cui le persone possono spiegare diversi tipi di cose. In questo caso spiegherò un progetto in cui è un parco educativo, è una scuola vicino a Medellin in questo caso, dove ci saranno un sacco di attori che erano delle condizioni degli uccelli, dell'ecosistema, farfalle, passaggi, un sacco di cose molto interessanti. Nel questo caso abbiamo invitato alla comunità di Barinilla, che è una città piccola, molto orgogliosa, molto che ha un carattere molto preciso di questa regione di Antioquia, molto vicino a Medellin, a fare un workshop di co-creazione. Noi non crediamo che il workshop di co-creazione sia soltanto un problema di quantità di informazioni, lo facciamo anche di tabulare, di raccogliere informazioni precise da condizioni in questo caso, ma a noi ci interessa giocare, ci interessa attraverso dal gioco e scoprire quali sono le condizioni di particolarità, di appropriazione di una comunità come questa. Allora l'abbiamo invitato a loro, l'abbiamo offerto l'opportunità alla comunità di progettare i biglietti per riassumere la storia e ciò che è la cultura di Barinilla. E loro hanno dovuto fare un sacco di banconote, banconote cui raccogliono l'identità di questa città e le condizioni più importanti di questa città. Da una parte c'erano un sacco di Madonne, perché è una regione molto religiosa nella Colombia, però noi avevamo visto che c'erano due condizioni che ci interessavano abbastanza. La comunità ha giocato e ci ha dato anche i biglietti, perché questa è anche una donazione nostra per una fondazione a Marinilla, anche per il governo di Sergio Fajardo in questo caso, e loro ci hanno dato in una maniera molto simbolica questi banconoti a noi. Prima di tutto abbiamo trovato che loro avevano un valore con la natura, un rapporto con la natura molto forte, la condizione della terra, l'identità è molto collegata alla terra. Allora loro scambiano orchidee, scambiano piante, hanno una condizione di seminare cose nelle sue case, hanno giardino o non hanno giardino, sempre hanno questa idea di sospendere elementi di piante e poi scambiano queste piante tra le condizioni della comunità. E l'altro è il valore che hanno loro della famiglia, della domesticità come collegamento. Loro portano le sedie, l'amaca e i tavoli sulla strada in quella città e fanno un po' una vita comunale intorno a una condizione pubblica, ma portano le condizioni domestiche fuori. E noi avevamo voluto di usare queste due condizioni per avere appropriazione nell'uso del progetto che noi abbiamo voluto fare in questo caso. Passaggio e domesticità come meccanismo per costruire comunità e relazione tra i molteplicità delle attori. Planting is something I like to do in my house. Being in contact with nature from a familiar place, close and domestic. The first thing you have to do is choose a plant pot. Then you have to prepare the soil. It must be fertile and have the nutrients that the plant needs. Now you can put the plant carefully into the soil. You must water it constantly. When I'm not home, I ask my family and my friends for help. We all take care of it. The plant must be in an illuminated place to grow its strength. My favorite part is to place it next to the rest of the plants. I've planted some of them myself. Others have been gifts from my neighbors. My garden has a little piece of everyone in the community. These plants make me feel at home.
Allora, e l'altra parte che era importante nel progetto era quella del passaggio naturale, ma come ripensare un'architettura che possa essere capace di essere collegata al passaggio naturale di questa città. Noi siamo molto interessati in lavorare su progetti che possano crescere, che possano essere adattative. Allora abbiamo voluto tentare di capire come si potrebbe fare un progetto che sembra più vicino a un'idea di una radice che è incompiuta, che ha la capacità di crescere ed essere adattativi in questo caso. E noi abbiamo voluto in questo caso di lavorare con l'idea della connettività e di reti non finite. Configurazioni non finite basate sull'estensione di rami che possono crescere attraverso nuove armi in base a cambiamenti specifici in questo caso. Queste sono alcune delle... noi generalmente facciamo dei giocattoli quando facciamo dei progetti, perché sono progetti che si pensano come se fossero un giocattolo in questo caso, che si possono cambiare, che si possono attaccare altri pezzi, come se fosse un giocattolo di disinsamblare, mi sembra che si dice così in italiano. Questa è un'immagine di quell'idea di un'architettura che può avere diverse configurazioni, e queste sono delle immagini dal progetto in cui dentro. Questo è il modello che è molto vicino al progetto finito, il progetto che è costruito, un progetto fatto in alluminio e anche un po' di plastica all'interno di colore rosso in questo caso. Ma quello che era importante per noi in questo caso era come si potrebbe fare uno spazio pubblico che era aperto per tutti, una scuola che è aperta sempre, che non ha delle porte per chiudere, soltanto chiude a mezzanotte e poi apre nella mattina, in cui le persone qualsiasi possono camminare su questo spazio vuoto o collegarsi attraverso delle brace che si vedono all'interno da questo progetto. Un'idea dello spazio vuoto è come un spazio che ti può collegare. Allora il progetto ti lascia andare e ti riesce a collegare questo quartiere con il centro della città, che in questa parte attraverso di questo parco. Allora il progetto è aperto sempre, ma il progetto è un progetto che è appena, queste fotografie sono quando era appena aperto. Il progetto cambia, perché il progetto non è fatto soltanto per gli architetti, è un progetto che è fatto per la natura, fatto per le cose che le persone portano lì. Allora le persone portano i pianti e i fiori e li attaccano su questa rete di alluminio, e dovrebbe essere un progetto verde come questo, come una serra verde che è fatta con le persone che portano le cose in questo caso. Allora il progetto si dovrebbe perdere un po' con il paesaggio e anche dissolvere in questo caso con il paesaggio, nella misura che è diventato più verde in questo caso. Un progetto fatto con pochissimi soldi, questo è un progetto pubblico in questo caso, che è fatto per una fondazione, è un progetto che i diversi tipi di piante si dovrebbero attaccare a questa griglia di alluminio. Si può entrare sotto per queste scale, si può camminare intorno a un progetto che soltanto ogni tanto è più trasparente, ogni tanto è ancora molto più solido, dipendendo da come la luce li dà in questo caso. Allora, questo è un parco educativo, ma è un strumento di scambio. Perché? Perché volevamo avere una sorta di appropriazione della comunità, un progetto che possa andare più di là, perché è un progetto che tenta di capire ma che cosa sono loro come paese e che cosa si potrebbe spiegare e progettare. Il progetto è uno strumento che definisce il rapporto tra natura e cultura attraverso accordi di eccellenze tecniche e culturali. In questo caso avrei potuto anche spiegare il progetto non solo dalla parte umana, ma anche avrei potuto spiegare il progetto come se fosse un dispositivo per seminare piante, che è anche questo, cioè questa condizione di questa dualità e possibilità di verlo. Qui si vedono delle immagini quando era appena aperto, che portavano i diversi tipi di piante, le persone, gli studenti all'interno di questo progetto, si portano la macchia, anche le sedie, i tavolini. È una scuola in cui le persone camminano intorno a questo progetto, che dovrebbe essere con il tempo più così verde, e dipende anche dalla voglia della città, anche dei sindaci che sono nel progetto. Farò vedere un video finale in questo caso. Aspetta, vediamo. Sì, allora non c'è che problema. Mi sono sbagliato, questo non è. Scusatemi un attimo, perché non so cosa è accaduto qui. Un attimino, mi sembra che ho messo quello che non era lì, però come siamo in classe lo possiamo rifare in questo momento. Senza nessun problema.
Allora, vediamo. Tan, 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 tan. No, mi sembra che potrebbe essere questo anche lo steso qui, non c'è nessun problema. Va bene, continuiamo. Non farò vedere questo video perché l'ho perso, non so dove l'ho messo, però questa è l'idea dal progetto. Allora, lascio così e tentiamo di parlare. E abbiamo 5-6 minuti per domande oppure per qualsiasi cosa che voi volete. E lascio di condividere. Continuiamo un po' nel senso Allora, io chiederei ai ragazzi, ogni volta che facciamo la pausa, di accendere la telecamera, che è un modo anche di interagire con Giancarlo, che vede con chi, a chi sta facendo lezione. Mi piacerebbe che voi proponeste delle domande. Posso magari fare una breve così, considerazione rispetto per esempio a questo primo punto che Giancarlo ha messo in evidenza, che può riassunto nel titolo co-creazione e inclusione di attori diversi, che in qualche modo è un'introduzione al principio della partecipazione, il coinvolgimento, come lui ha ben spiegato, di chi, delle persone, degli utenti che dovranno in qualche modo vivere e abitare questo edificio. E questo mi sembra uno degli aspetti più importanti, lo abbiamo detto più volte, per poter far identificare questi abitanti nell'edificio, farlo sentire come se fosse loro e in qualche modo coinvolgerli anche in quel progetto a posteriori di evoluzione dell'edificio. Credo che questo sia un aspetto molto importante in un progetto per l'edificio scolastico, ma come ci sta spiegando Giancarlo, anche per altri edifici. Cioè, è un principio che aiuta a far sì, secondo me, che l'edificio duri anche più a lungo, perché le persone se ne prendono cura. Come giustamente lui ricordava, bisognerebbe vedere se poi le amministrazioni hanno questa propensione a prendersi cura dell'edificio. E questo è anche un principio molto chiaro nella, correggimi se sbaglio, Giancarlo, definizione degli spazi, che a un certo modo questi spazi sono aperti al cambiamento, aperti e disponibili a, come dire, configurarsi a seconda di come le persone vogliono usarli. E quindi avere la possibilità di poterli anche modificare da parte degli utenti, o mi sbaglio? Sì, questo dovrebbe ripensarsi l'idea che noi abbiamo di spazio tradizionale, lo spazio moderno che ci hanno insegnato all'università è più dalla materia. Quando noi parliamo dallo spazio adesso, stiamo parlando di tutti gli agenti che lo compongono, che siamo noi, temperatura, animale, biologia, e ripensare la nozione di spazio non come un problema astratto e vuoto. E più ripensare che lo spazio è una condizione che come si direbbe in italiano, che propizia, una parola non è propizia propriamente, ma che ha la capacità di mediare, non so se esiste questa parola in italiano, di mediare tra i diversi agenti. Lo spazio è un dispositivo, allora ha una condizione strategica e vi dispone le condizioni di tutti gli attori in questo caso. Non è soltanto un problema per guardare e per la bellezza, è un problema di performatività, di condizioni che accadono dentro dello spazio. In quel senso lo spazio non è più una condizione vuota, è una condizione che è piena di condizioni esterne e interne, che sono quelle della materia, anche delle condizioni tradizionali, ma di altre condizioni che possono essere animali, piante, condizioni anche di altri tipi di condizioni anche industriali, e ripensare allo spazio più come un spazio dove si condividono le condizioni della vita. Sì, non è più un aspetto contemplativo, ma è, come dici tu, un dispositivo per generare attività, azioni, che poi possono essere anche quelle della trasformazione dello spazio stesso. Ho visto che c'è Michele Pusu che voleva farti una domanda. Di pure, Michele, o considerazione. Grazie. La prima, sono due domande veloci.
La prima mi chiedevo se per tutti i progetti la fase preliminare fosse svolta con questa riunione dell'agente della comunità per ottenere delle informazioni appunto dai futuri utenti o comunque dalle persone che abitano la comunità. E poi volevo sapere come venisse educato l'utente, nel senso come si comunica a chi utilizzerà il progetto che può personalizzarlo appunto portando piante. O che può portare la dimensione domestica, cioè nel senso, me lo chiedo perché magari non è così scontato che quando uno pratica un edificio sappia già di poter portare un qualcosa di personale. Immagino che sia qualcosa che va comunicato. Michele, il risultato di l'uso dallo spazio diviene anche di quella condizione di fare un processo di co-creazione. Ma non sempre abbiamo questa possibilità di lavorare con i gruppi prima. Alcuni progetti sono concorsi dove non si lavora in questo caso con la comunità per co-creare oppure per avere un rapporto più vicino. Allora quello che diventa molto più importante lì è quello il mappa di attori. Come capire questo mappa di attori, che non è il problema quello dell'università di vedere dove è il sole, l'orientazione, qual è l'utente, no, è ancora più grande. E fare questo tipo di mappa che ti attacca a diverse condizioni che magari escono prima dal progetto per capire altre cose. In questo caso noi abbiamo fatto l'uso dal workshop, però abbiamo magari potuto arrivare allo steso di far vedere che questa comunità per loro è molto importante le condizioni naturali, il piantare, il suo rapporto con la natura, con la terra. Abbiamo potuto anche arrivare allo steso da un altro punto. Per quello all'inizio di questo punto ho parlato delle tre condizioni che c'erano: mappe di attori, i workshop e anche gli eventi che proponiamo per giocare in questo caso. In quel senso. Niente, Massimo, adesso continuo a far vedere il secondo punto. Facciamo così 5 minuti più o meno, ognuno di nostri. Ok, vai pure E avanti, sì. allora parlerò sullo spazio come terzo professore. Oggi la Bea mi diceva che non si diceva professore in questo caso, magari la parola non è molto precisa in spagnolo, e lei mi diceva che era più. Un attimino, mi diceva come educatore, non come professore. Qui si potrebbe anche discutere un po' le condizioni di educare versus apprendimento, sono diversi. Il curriculum nascosto e la giocosità come definizione di spazio in questo caso. Però non vediamo il tuo schermo, Giancarlo, non l'hai condiviso. Non è condiviso, Sì, scusami, allora. lo vediamo. Scusatemi, scusate. Lo vedete? Sì, si Sì. vede. Sì. Rileggo un attimo, l'architettura è il terzo professore o il terzo in quel caso, come diceva la Bea, Educatore. educatore, sì, scrivo perché dopo si educatore, perché non è una parola che noi usiamo in spagnolo, allora non è, esiste anche educador, ma non si usa molto. Le azioni pedagogiche che devono andare oltre l'esecuzione di progetti fisici o la forma architettonica che svolge un ruolo guida nella trasformazione sociale della città e del cittadino. Lo spazio architettonico è in se stesso un meccanismo di apprendimento, un meccanismo gioioso in questo caso per noi. Un'architettura che educa, questo anche il lavoro del mio caro amico Nicolas Paris, che è una mostra che ha fatto a Parigi, in cui la parete dopo diventa una sorta di spazio, di un'aula per imparare, e poi si invitavano ai diversi attori dal quartiere dove era questa mostra, a una galleria a Parigi, in cui si invitavano al falegname a fare delle cose di falegname, e poi si invitava al panettiere per imparare a far pane, e diventava una sorta di condizione umana di connettività e di collegamento tra le persone del quartiere dentro. Parlerò di un progetto, questo è privato. Quasi tutti i nostri progetti sono pubblici, ma in questo caso sono privato, e questo è un progetto che a me piace molto perché ho riuscito a lavorare
con la direttora prima di tutto. Qui è un lavoro di lei che voleva propiziare nel suo caso pedagogico nello studio, e abbiamo trovato delle cose veramente belle. E lo spazio relazionale, il progetto prevede la dimensione dell'idea del limite tra aula e l'espazio vuoto, che magari sono le due condizioni tradizionali dentro dall'architettura di un spazio scolastico, vuoto e aula. Questi due si dissolvono e si relazionano, la cui qualità deriva dal modo di vedere, leggere, studiare, giocare e rappresentare la realtà. Quando parliamo di spazi relazionali, comprendiamo il luogo come un spazio integrato. Il luogo non è costituito da zona funzionale, ma piuttosto da ambienti pedagogici in grado di definire atmosfere e relazioni di gioco e apprendimento in questo caso. E io dopo ti farò vedere un video che per me è molto importante, è in spagnolo, ma ci sono dei sottotitoli in italiano, ma quello che mi interessa è come la trasparenza, il riflesso, non so se dice così in italiano, il riflesso, è parte dal curriculum, da questa scuola, ma l'architettura è anche anche la forma in cui si insegna, in cui si gioca intorno allo spazio, è diventato il tema principale da questo progetto. Questa scuola era anche una scuola che lavora con il metodo di insegnamento di Reggio Emilia, di Smalaguzzi, e il progetto doveva promuovere alcune condizioni che sono importanti per loro: narrazione, e comunità, epigenesi, polisensorialità. Non so se dice così anche in italiano, e poi queste cose erano importanti. Allora c'era anche un'altra cosa importante per noi. Generalmente le scuole, e soprattutto questo è un asilo nido, le aule sono chiuse per essere guardate da fuori. In questo caso noi avevamo un'idea di come i bambini potevano imparare attraverso di guardare alle altri a giocare e anche imparare. I bambini imparano vedendosi. Il progetto promuove la relazione visiva tra le classi e la città, le aule e la città. E nel progetto ogni elemento deve rispondere alla dimensione dei bambini, in questo modo si sentiranno a proprio agio nell'ambiente educativo. Questo è uno spazio in cui i bambini trascorrono i tre quarti della loro vita, e l'obiettivo è quello di trasformare l'edificio in un luogo accogliente. E poi avevano una condizione di scala che abbiamo voluto lavorare, che era quella del PEP. Soprattutto abbiamo voluto avere anche una condizione un po' domestica, di lavorare anche con un spazio, ma che dove ci erano anche delle tende che potevano aprire, chiudere e diventare qualsiasi altre cose. Allora i professori, anche gli studenti, in questo caso piccoli bambini, giocavano a trasformare lo spazio attraverso da queste tende che ti lasciavano essere un po' più buio, un po' più aperto in questo caso. Il progetto si attraverso di queste aule che sono in colori, che sono circolari, che sono tutti fatti in vetro, come se fossero un tipo di... sono molto trasparenti, dove il riflesso è molto importante, e intorno a queste due cose c'erano i servizi e anche gli spazi di uffici in questo caso. Queste sono le condizioni dalle aule, in questo caso dei bambini, e c'erano altri che erano vuoti, dove c'erano le piante. Allora noi volevamo dissolvere queste condizioni di questi spazi qui, che ci sono gli spazi intermezzi tra lo spazio dall'aula, lo spazio vuoto, e come potrebbe essere un spazio dove tutto si potrebbe anche dissolvere in questo caso. Qui si vedono delle aule che sono trasparenti e che hanno delle tende per chiudersi dependendo delle condizioni che si voleva fare in quel giorno per l'insegnamento, tra virgolette, in questo caso un'altra volta. E volevamo avere, e poi c'era lo spazio che era qui, c'era un, non so come si dice in italiano, questo per saltare, un saltarile diciamo noi, in spagnolo, e spazi che si guardavano tra tutti in questo caso. Quell'idea di guardare lo esterno, e di là è la città, e come i bambini possono guardare anche la città, che non sono isolati. I bambini giocano intorno a queste sorta di capsule di vetro, e poi il riflesso diviene una delle cose più importanti. Questo è il video che volevo far vedervi, che per me è molto importante. Sentite bene cosa parlano loro, o leggere quello che è messo in italiano. Thank you.
el espacio libre que se presenta aquí, de los vidrios, de la naturaleza, que parece, o sea, es como una naturaleza encerrada, aporta muchísimo para el crecimiento de cada individuo. Las formas orgánicas de los círculos, de los salones, que hacen que fluya el tránsito, no hay como esquinas que te deprivan de ver de un lado hacia el otro, que los salones sean todos en vidrio, hacen que el niño no se sienta encerrado, sino que al mismo tiempo que esté dentro de su salón, se sienta que esté afuera, y también ayuda eso a que él aprenda a concentrarse habiendo otras, como otros movimientos y otras cosas funcionando afuera del salón. Bueno, lo que a mí me llama mucho la atención de este jardín es que es muy conectado con la naturaleza y con lo que uno vive en el día a día. Plantas, hasta los árboles, entonces los niños ven como que todo lo que pasa en las calles lo tienen todo aquí en un solo lugar. Hay mamás que dicen que este lugar no lo han visto en ninguna parte, inclusive de Colombia, por su diseño, por su arquitectura, por todo como están hechas las cosas. La verdad es que no es el que me queda más cerca, porque tengo muchos jardines cerca, de más tradición, pero conocí este y la verdad es que quedé encantada tanto con su arquitectura como con su modelo de aprendizaje. La verdad es que no tengo nada malo de decir, estoy súper feliz aquí y creo que el mismo también es feliz viniendo aquí. Esta parte que viene el niño de hoy no es el mismo niño de hace un siglo y que nos invita a reflexionar y a transformar. El proyecto educativo de Baby Jim no puede ser inferior al proyecto arquitectónico que nosotros hoy tenemos. Entonces yo quería un espacio donde los niños tuvieran la posibilidad de entrar y salir como unos pequeños laboratorios donde pudieran encontrar las maravillas que te ofrece la naturaleza, los árboles, las flores, las plantas. Y quería que en el centro del colegio hubiera siempre árboles que pudieran darle sombra a los niños. Es tan novedosa, o tan innovadora más bien, la construcción. Es tan atípica cuando hablamos de una escuela, que la primera impresión de la gente es no saber y después preguntar, ¿pero qué es eso? Y se dan cuenta de que hemos convertido en la transparencia en parte de nuestro currículo y en parte de nuestra experiencia educativa, y que es un plus de la escuela que tú puedas ver a través de todas estas capas. Baby Jim no tiene barreras reales. Si te das cuenta, estamos abiertos a la ciudad. Lo que nos divide en realidad son franjas de madera que te permiten escuchar la ciudad y que la ciudad entre. Muchos papás que llegan aquí sobre todo se sorprenden por la arquitectura del lugar, qué hermoso, que ellos nunca habían visto un colegio así. Pero sobre todo lo que más llama la atención es la transparencia. Porque se siente uno libre, se siente uno que se descansa, que no hay presión de nada, que o sea, se siente tranquilo. Allora, io quello che mi interessava dal video è quello di capire che la trasparenza fa parte del curriculum di questo piccolo asilo nido a Barranquilla. Barranquilla è una città tropicale nel Caraibi, è una città industriale da dove sono nato io anche e poi questa immagine di cui si dissolve l'interno all'esterno, quella idea da dove tu non sai veramente dove è l'esterno e l'interno, è quello che volevamo fare anche in architettura. Si riesce a guardare il cielo, diventa qualsiasi cosa, poi c'è queste tende che ti lasciano chiudere e aprire gli spazi. Poi c'è si dissolve anche le condizioni tra natura e l'interno, l'esterno in questo caso. Queste immagini in cui intorno alle cose cambiano un po' tutte le condizioni all'interno dal progetto.
ci sono altre immagini, e poi c'è questa, la facciata, che è fatta tutta in concreto, in calcestruso, che è molto semplice. Allora, se volete, continuiamo un po' discutendo un po' delle cose e vediamo un attimino, vediamo, siamo tutti qui, va bene? Benissimo. Riaccendiamo di nuovo le telecamere. Ciao Lin. Ciao Giancarlo. Qualcuno vuole fare una domanda o qualche considerazione più su questo ultimo progetto? Anche per capire come lo avete interpretato. C'è un passaggio, secondo me, molto importante che Giancarlo ha citato, che è uscito dal video che Giancarlo ci ha mostrato, e che questo edificio per alcuni è anche di difficile interpretazione. Cioè, cosa vuol dire? Che questa sì è una scuola, ma probabilmente non è una scuola così come la maggior parte delle persone che oggi la vive la pensava prima. Cioè, non è un modello chiaramente molto distante da quello tradizionale a cui erano abituati gli utenti di questo edificio. Ho visto una mano alzata di Giuseppe Frongia. Sì, buonasera. 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 Io volevo chiedere una cosa. Visto il concetto di trasparenza che è venuto fuori da questo caso studio, mi chiedevo se fosse possibile applicare lo stesso concetto in un sistema educativo in cui magari l'attenzione risulta essere più importante, come quello magari della scuola primaria o anche secondaria di primo livello, cioè le medie. Sicuramente non funzionerebbe così bene, ma ci sono dei dispositivi per chiudere e aprire lo spazio. Dopo farò vedere un progetto in cui quelle condizioni si apre e si chiude per una scuola media, che è molto diversa. Poi, soprattutto quella forma di usare lo spazio, per quello dobbiamo essere molto, molto, molto attenti, che sono diverse le condizioni dei bambini più piccoli, quello di primaria, quello di media, quello dell'università, perché l'università è uno dei casi che non si ha studiato abbastanza. L'università magari potrebbe essere uno spazio di uso e che riuscirebbe a propiziare condizioni di lavoro, di comunità, altre cose. L'università per me è uno spazio che non è stato ancora molto, molto, molto ricercato in questo caso. Dentro delle condizioni che sto tentando di far vedere in questa parte, è una condizione molto più architettonica, non tanto educativa in questo caso, è quella dal dispositivo. Questo è un bel libro che riesce a far sentire che cosa è un dispositivo. È un libro di Gilles Deleuze, e poi c'è questo in italiano, e l'altro che è un dispositivo, che cosa è un dispositivo, di Giorgio Agamben. Perché è importante per me? Perché capire che l'architettura alla fine è quello, un dispositivo. Noi siamo stati abituati a capire che lo spazio è un dispositivo di efficacia e effettività, di connessioni in fretta, di produttività. E poi questo è il risultato dall'idea della fabbrica, dall'homo faber, da un'idea di un uomo che lavora, che è molto efficace, che è molto più preciso. Quella è un'idea di architettura funzionale. Quello che ci dicevano all'università, questo progetto non funziona. Allora, come non funziona? Non serve. Ma non serve perché? Per essere efficace, per essere funzionale, per essere produttivo, ma potrebbe servire per altre cose. Per quello, quando noi capiamo che l'architettura è anche un dispositivo, ma non solo per essere efficace, che dovrebbe essere, ogni tanto deve essere efficace in alcune cose, ma può essere un spazio ludico che propizia il gioco, che fa altri tipi di relazioni umane, ti scambia un po' la maniera di avvicinarsi. Quello che dicevo prima sullo spazio, in cui lo spazio è più una sorta di Madonna, se mi dimenticano le parole, se mi tra, un spazio che gestisce condizioni, che
che genera condizioni in questo caso. Allora, e quello del dispositivo mi sembrano sono due cose che si attaccano un po', che hanno una condizione uguale, di capire l'architettura come dispositivo, performatività, perché facciamo architettura? Per propiziare condizioni di vita, per propiziare altri tipi di cose. Allora, quella idea di ripensare l'architettura e lo spazio non come una condizione vuota, astratta, e anche fatta soltanto per essere efficiente, può anche aprire il discorso per capire lo spazio scolastico o qualsiasi altro spazio. Posso aggiungere una cosa a Giancarlo? Quello che sta dicendo adesso Giancarlo Mazzanti, secondo me, potrebbe aiutarvi a costruire un programma per il vostro progetto che non è più un elenco di funzioni da ospitare al suo interno, ma magari è un elenco di intenzioni da propiziare, come dice sempre Giancarlo, all'interno del vostro progetto. E questo vi inviterei per le prossime settimane a strutturarlo, ovviamente a partire dal tema generale che vi abbiamo dato, ma per poter dire programmaticamente come si può sviluppare senza dover fare cucina, salone, stanza da letto, ma provare a interpretare, nel caso di una casa, il tema della residenza, nel caso della scuola, il tema dell'apprendimento, attraverso una serie invece di azioni programmatiche che sono un po' diverse da un elenco di mere funzioni da ospitare. Ovviamente potranno essere ospitate, come dice Giancarlo, ma a prescindere dal fatto che io costruisca degli ambienti, pensati esclusivamente in termini funzionali. Questo mi sembra un bel esercizio che vi suggerirei per le prossime settimane. C'è Allora, qualcun altro che vuol fare una domanda? Altrimenti andiamo avanti. leggerò un testo che ho scritto che non lo trovavo perché ho trovato la parola, vuol dire mediazioni in spagnolo, mediazioni in italiano. Lo spazio è un luogo di mediazioni tra i differenti agenti, i materiali di diverse origini, che involucrano multi connessioni tra persone, materiali, spezie, tecnologia, che persistono fisicamente e intellettualmente. Allora è una sorta di assemblea, di assemblea delle cose, delle condizioni vive, anche umane e non umane. Questo è un po' vicino al pensiero di Bruno Latour, però volevo soltanto leggere questo che non ho riuscito a tradurre in maniera molto precisa e per quello mi sono. Allora continuiamo condividendo lo schermo. Sì, grazie. E vediamo il terzo punto, l'architettura aperta e sistematica, adattabilità al cambiamento basata su ripetizione, flessibilità e performatività dei materiali. In questo caso non è che dovrebbe essere così le scuole, tutte le cose che ho detto non è che dovrebbero essere così come una regola. Questa è una sorta di maniera di avvicinarsi a pensare allo spazio scolastico, ma è nato soprattutto in un paese come nella Colombia, in cui non abbiamo sempre tutti i soldi, per finire un progetto scolastico. Allora si può ripensare un'architettura fatta per pezzi, fatta in diversi tempi, che ha la capacità di crescita, che è pensata più come un manuale di istruzione e non come un progetto tutto finito in questo caso. L'architettura è una pratica materiale, c'è un marcante interesse nel di capire l'architettura come una pratica materiale, lavorando con la materia e lo spazio per trasformare la realtà e le sue relazioni con l'ambiente, costruendo sistemi operativi. Questo che mi interessa, perché come siamo interessati che cosa propizia, qual è la condizione performativa dell'uso, in questo caso ci interessa capire qual è la condizione performativa della materia. La pratica materiale si occupano nel comportamento dei sistemi, come agiscono, qual è la sua capacità operativa e non solo della loro immagine e del significato in questo caso. Siamo interessati di capire come un sistema ha le sue regole all'interno e anche ha l'intelligenza fo della forma, dalla condizione, da un'intelligenza dove la composizione, la configurazione, dopo vi farò vedere un po' meglio, e dove siamo interessati di lavorare dalla idea del diagramma. No, che non è propriamente una geometria, è una struttura grafica di pensiero associata a una procedura, al comportamento di un sistema. È questo che ci interessa qui. Come quando pensiamo un'architettura fatta come sistema e come pezzi, come moduli,
si può pensare più a una condizione di configurazione e non di configurazione. Questo cosa vuol dire? Io posso disponere i pezzi di questi elementi dove configuro una strategia e non è soltanto un problema di autore dove esiste il fatto e le condizioni dalla matita di componere come se fosse un fatto di autore in questo caso. Queste sono alcune delle immagini, alcuni dei nostri progetti pensati come sistemi capaci di essere adattative, essere adattati al cambiamento, dove si possono anche aggiungere i pezzi dipendendo dalle condizioni nei prossimi anni, e se hai i soldi anche l'investimento, puoi fare un pezzo, dopo fai un altro, puoi crescere in questo caso. Più che un'architettura finita e chiusa, proponiamo lo sviluppo di sistemi aperti e adattativi costituito da moduli e modelli di associazioni, in grado di adattarsi alle situazioni più diverse, siano esse topografiche, urbane o programmate. Questa strategia genera più di un edificio e strategie materiali pronte per crescere, cambiare e adattarsi a circostanze particolari e temporanee in questo caso. È un'idea di una sorta di architettura come se fosse un giocattolo per insamblare e disinsamblare, un giocattolo che richiede dell'attivazione dell'utente, e in alcuni casi sono altri architetti che finiscono i progetti come strategia, come protocollo che abbiamo pensato noi, e altri li finiscono in questo caso. Farò vedere un progetto che abbiamo fatto per il campo biomedico di Roma, con Camillo Magni Opera Studio e il mio carissimo amico Joao Nunez, il quale voglio tanto che di ProUp, che anche parlerò per voi in alcuni giorni, che ho visto nelle conferenze. Anche delle. L'architettura sistematica è modulare. Sistema è un insieme di elementi correlati tra loro, costituiti da elementi ripetitivi o modulari che compongono un tutto. Questo sarebbe interessante, chi è più interessato, di leggere anche a Deleuze, e di ripetizione e differenza si chiama questo libro, ripetizione e differenza, si chiama ripetizione e differenza, è un piccolo libro di dove lui parla da quello che dice che la ripetizione magari è la condizione più di differenza che può avere in una condizione naturale. Il sistema di parole deriva dal latino sistema e questo dal greco sistema, anche identificato in spagnolo come l'unione delle cose in modo organizzato. Altri derivano da questa parola come ecosistema. Allora, alla fine noi facciamo ecosistemi che operano con la sua intelligenza. È come una pianta che ha le sue intelligenze a se stessa, ma questo sistema si attiva dipendendo dalle cose esterne. E questo potrebbe essere anche interessante. Caratteristica dei sistemi utilizzati, perché è interessante utilizzare questa idea di sistema. Prima di tutto sono strutture non finito, hanno la capacità di crescere e adattarsi, si basano sulla disposizione come i giocattoli, si dispongono, non si compongono, non hanno posto oppure scala, non sono in contraddizione con le idee di composizione, favoriscono le idee di configurazione, che l'abbiamo detto prima. Il programma ha la capacità di essere intercambiabile, questo è vicino a quell'idea di tipologia tradizionale che proponeva Aldo Rossi e anche i grandi trattatisti. È un'idea da dove la forma ha la capacità di essere riutilizzata per usi diversi, si basano su regole e protocolli. Noi prima, quando facciamo i lavori attraverso il sistema, dobbiamo definire come sono le sue regole e come si dovrebbero come sono le sue istruzioni per l'uso. Hanno un'intelligenza formale adattativa, sono come sistema vivente, e criticano l'idea di un oggetto per essere guardato e valorizza l'idea di un modello di campo, figura di sfondo, che è un bellissimo testo di Stan Allen, che si chiama in inglese Points and Lines, che è un bel testo che parla di questo, dall'idea di sistema nell'architettura. Allora farò vedere questo sistema come è composto e dopo farò vedere un video che è un po' lunghetto, è fatto anche in inglese, ma ha dei sottotitoli in italiano. Il sistema composto da diversi moduli risponde a futuri cambiamenti nel programma. Cosa vuol dire questo? Magari, e quello con il coronavirus è molto interessante, perché ha cambiato tutto nell'educazione. Come si potrebbe, si cambia il programma, si cambia le condizioni educative, ma si cambia la maniera di educare, e questo sistema ha la capacità di avere la possibilità di attaccarsi a altri tipi di moduli che sono pensati dopo, tra alcuni anni, di quello che si hanno pensato prima.
allora è aperto per cambiare in questo caso. Poi ha la capacità di aumentare e di diminuire l'area di uso, e poi in questo progetto che abbiamo fatto, in questo concorso che abbiamo fatto a Roma, abbiamo proposto tre diversi tipi di moduli. Noi li chiamavamo petalos, dove c'erano petali, si dovrebbe dire in italiano, c'erano anche degli elementi di collegamento, e altri livelli che erano quelli che articolavano il sistema come questi. Questi tre primi elementi, che erano i petali, che noi chiamavamo così, avevano la capacità di raccogliere quasi tutto il programma. Gli altri erano la maniera di muoversi dentro dello spazio, c'erano altri che erano anche degli spazi per gli studenti, per il housing dell'università, e altri che erano spazi che erano un po' diversi, che avevano la capacità di articolare queste condizioni. Allora, questi erano il programma principale, che erano aule, centro di simulazione, uffici, centro di conoscenza e lavoratori, e avevano magari piccoli scambi tra uno e l'altro, quell'idea di un tipo che ha la capacità di raccogliere diversi tipi di usi. Noi abbiamo dovuto soltanto pensare questa parte, che era la prima parte che si dovrebbe costruire, e l'altra era più istruzione. Loro, l'università, c'erano 200.000 metri, allora le prime parti che erano 80.000 metri, noi avevamo proposto una configurazione, ma dopo la lasciavamo aperta perché così loro potevano cambiare dipendendo dalle condizioni del futuro. Questi sono i programmi autonomi, che erano servizi religiosi, auditorio, residenze degli studenti, e poi c'erano i connettori che avevano questa sorta di capacità. Allora, il progetto è un sistema con la capacità di cambiare e di essere adattativo dipendendo da che cosa succedeva nei prossimi anni e come cambiavano anche delle aule e delle cose. Il sistema è fatto dai moduli scambiabili rispondenti a futuri cambiamenti del programma, nella città di aumentare e diminuire l'area di uso. E eravamo molto interessati in questo caso dalla intercambiabilità programmatica, un'architettura che può cambiare il suo uso, che può cambiare e che poi critica il concetto di efficacia e di funzionalità come unico modo per pensare e sviluppare gli edifici scolastici. Questo è un esempio dove si vedono che diversi colori dei pezzi hanno un uso, ma possono cambiare nel tempo, oppure possono cambiare dipendendo dalle condizioni educative, anche di investimento dell'università, dipendendo di questa condizione. Queste sono delle immagini di questo progetto. Il progetto dovrebbe essere fatto in mattoni, perché l'ospedale che c'è lì è anche in mattoni, e noi avevamo proposto un tipo di mattoni fatto per i tubi, e poi c'erano questi gli spazi, sono le residenze degli studenti, ma un'idea di un'architettura che era fatta sopra una sorta di, ma come si dice questo in italiano lì? Noi li chiamiamo andamios, come quello che per rifare una facciata che si devono mettere. Come i ponteggi? Un andamio è quello che tu fai per quando c'è una facciata in Italia per rifarla. Un ponteggio. Ponteggio per i lavori, sì. Anche con questa immagine che è molto italiana. Qualsiasi turista che va all'Italia ha delle fotografie belle dei grandi palazzi, ma sempre c'era un pezzo dove vengono queste immagini nel ponte. Facevo un po' parte da quella memoria un po'. Il terzo, il sistema può essere applicato in diverse fasi, possibili cambiamenti in regolamenti urbani, politica dell'università. Allora, vedete che sotto c'è una configurazione che è sempre quella che abbiamo proposto, ma sopra può cambiare dipendendo un po' dalle necessità che hanno loro. Questa è un'immagine da uno del cortile che abbiamo proposto, quell'idea di uno spazio sotto questa idea di una struttura molto leggera in questo caso, e il sistema adattabile a diverse configurazioni nel tempo. Guardate come si può attaccare all'ospedale, oppure come è quello che abbiamo pensato noi, ma può cambiare anche nel tempo. Come la configurazione potrebbe cambiare, non abbiamo bisogno dall'architetto per finire il progetto. Il progetto è una struttura aperta, è molto vicina a quello che a me mi interessa molto, un libro che ho letto molti anni fa di Umberto Eco, che si chiama Opera Aperta, che è bellissimo nel senso che ti lascia capire come l'arte contemporanea è un po' in questo caso aperta e non chiusa. E anche le condizioni attuali è quella.
questo è il plastico, il modello che abbiamo usato per il progetto, e poi questo c'è una zonometria bellissima che è molto grande lì, non si riesce a vedere bene. Noi abbiamo anche altri interessi che nel video si spiegheranno meglio, quello di mettere la natura dentro dallo spazio scolastico e tutte queste cose. Farò vedere il video che saranno 7 minuti, ma che spiega bene il progetto. Hello dear audience, welcome to a living campus. A quick course to unravel the curriculum behind the conception of the brand new Università Campus Biomedico. We will focus on explaining the goal-based operations that make this campus an open and flexible system prepared for change. A landmark that dialogues with the landscape and becomes recognizable. A sustainable environment where architecture is a pedagogical tool. A place built by events. Before, during, and above all, after construction, where space, students, neighbors, and the citizens of Rome get involved in a reciprocal living process of learning. Lesson 1, addition. How can the campus learn to be a flexible system? The essential lies in the division of the pieces. First, a base module that fosters diversity of activities and ways of educating. Then, a series of complementary pieces that help to articulate the whole. By adding these pieces with clear objectives and rules, we can occupy the space and have a myriad of activities that promote diversity throughout the campus. It is an operation that encourages us to learn to adapt to change and future needs. Lesson 2. Subtraction. How can the campus learn to be a landmark? Building in tandem with nature decreases the negative impact. Understanding how the landscape operates during strong stationary changes allows us to optimize natural resources with intelligence similar to the logic that governs the extensive Roman agricultural fields. The interstitial and connective spaces are defined thematically. The vegetation itself varies and succeeds in activating the informal spaces. In this operation, the result is a dialogue between landscape and architecture, where the whole becomes a recognizable element. Lesson 3, multiplication and division. How can the campus learn to be sustainable? The long-term value of the campus is divided between the standardization of its elements and the way it is planned. Having the possibility of easily understanding the economic impact of establishing new modules or changing the priorities of the plan can optimize limited and variable resources that depend on multiplying activities, students, or needs. The standardization in the master plan applies to on-site improvements, expansions, and new buildings. A standardized view of materiality can divide environmental efforts between mechanical, bioclimatic, and pedagogical strategies. The facade acts as a multi-layered epidermis, adapting the buildings to different seasons and solar orientations. Va bene, allora parlerò di edifici educativi come i condensatori sociali, come si può moltiplicare l'uso, pensare in una scuola aperta a tutti, a tutta la comunità in questo caso. La partecipazione attiva dell'utente lo rende un agente creativo con la capacità di trasformare, modificare e occupare lo spazio in modo di diversi inaspettati. E l'architetto e anche l'utente sono in questo caso parte dallo stesso. Qui ci viene una cosa che a me interessa molto, è quello di capire qual è il ruolo di una scuola nel quartiere, qual è il ruolo di una scuola nella società. E noi siamo interessati di lavorare intorno a una cosa che noi parliamo e le diciamo capitale sociale, che è questo triangolo dove ci sono la trasformazione fisica dell'ambiente, quello che facciamo noi gli architetti, le associazioni istituzionali, ma come gli architetti possiamo anche in questo caso mediare attraverso di altre istituzioni in questo caso, e poi lo sviluppo della comunità. Come possiamo mettere comunità, associazione istituzionale e lo scambio dell'ambiente in questo caso. E l'equipo Mazzanti cerca di concepire
e scenari che promuovano lo sviluppo del capitale sociale, questo che ci interessa. Come passare di spazi chiusi alla comunità a spazi sostenibili per il dialogo e il rafforzamento della comunità, comprendere il luogo come processo di costante partecipazione, e scuola aperta alla città, mentre le infrastrutture educative e la città lavorano mano nella mano per generare benessere sociale e imprenditorialità, uno spazio in grado di moltiplicare l'uso. Questo che voglio far vedere in questo asilo nido che abbiamo fatto, questa è una scuola pubblica a Bogotà, fatta alcuni anni fa, anche fa parte questa scuola dalla mostra permanente dal MoMA New York. Loro hanno scelto questo progetto come un esempio di progetto di asilo nido per averlo nella sua mostra permanente. Questo è anche una idea di progetto che può crescere, che può essere diverso, ma che ha una condizione molto chiara. Tutto quello che c'è dentro dall'ovalo, da questo cerchio che vediamo lì, sono le condizioni per i bambini in questo caso, e l'architettura può anche crescere in questo caso. Tutto quello che c'è dentro, questo che sto segnalando, e tutta l'architettura per i bambini, in questo caso non spiegherò perché la forma dello spazio è così, soltanto di maniera molto più generale, ma riuscirò a far vedere che tutto quello che c'è dentro da qualche parte fa parte dell'appartenenza dai bambini, tutto che quello che è fuori ha la capacità di essere usato in due diverse condizioni, può essere usato per la comunità, può essere usato per i bambini. Qui noi abbiamo voluto anche capire che l'edificio ha una funzione pedagogica, in questo caso non lo spiegherò a fondo, ma tutto quello che c'era qui aveva un'idea di un spazio molto più contenuto, un spazio a scala dei bambini, ma anche quell'idea di girare intorno di girare intorno a delle cose, con la bicicletta si può girare intorno allo spazio esterno e interno, ma qui ci interessava come l'architettura potrebbe anche propiziare un uso pubblico all'interno della scuola. Questo è un spazio intermezzo dove la comunità li potrebbe usare a qualsiasi ora e poi ogni tanto i bambini potrebbero uscire a giocare in questa parte. Ma la comunità potrebbe entrare a dove c'è la mensa qui dentro dal progetto, dove ci sono degli spazi per progettare il cinema, tutte queste cose, e li potevano anche usare in un'altra maniera molto diversa. Sono immagini dal modello di lavoro che abbiamo fatto, questo è anche un concorso pubblico, questo che c'è qui celeste, che è più quello spazio intermezzo tra pubblico e privato, che avevamo voluto in questo caso spiegare. La maniera di muoversi dentro dallo spazio non è quella molto più funzionale, è quella di girare intorno a piccoli cortili a scale dei bambini, e c'erano anche spazi tematici che invece erano dentro. Questo è lo spazio intermezzo tra pubblico e privato, e questa è l'immagine della città, questa è del progetto attraverso di un'idea di città. Questi sono quartieri molto poveri nel sud di Bogotà, quello spazio intermezzo, quella idea di un spazio che anche ti lascia vedere cosa accade dentro, un spazio che è aperto a tutti, che i bambini riescono a guardare cosa succede dentro. E questa immagine mi interessa molto, perché guardate che è un quartiere molto molto povero, ma questa scuola è fatta 5 anni prima da questa scuola, è rifatta in questo caso, ma con l'esteso investimento. Allora, guardate, questa scuola è un'idea di una basilica, dove quell'idea di funzionabilità, di collegamento è la parte più importante. E qui l'idea non è quella di essere molto più efficace e di avere gli spazi per l'appropriazione dei bambini, spazi molto più misurati, intorno a una scala propria dei bambini in questo caso. Quella idea di un'architettura che è aperta a tutti, che si riesce a guardare i piccoli bambini che giocano dentro. Una scuola dove ha un rapporto tra interno e esterno molto più importante, quella idea dal cerchio, dall'ovalo che si riesce a girare intorno allo spazio. Questo arriva anche delle liste molto belle. Caminando para comer.
Ad andare avanti perché abbiamo perso molto tempo con il problema dal video e parlerò da un altro concetto che per noi è importante, quello dell'anomalia, il gioco e l'eterotopia. Come si può moltiplicare l'uso e costruire spazi diversi in questo caso? Siamo interessati in quell'idea dell'anomalia come la possibilità di attivare altro tipo di rapporto tra le persone. E in questo caso farò vedere un progetto di un asilo nido che abbiamo proposto a Reggio Emilia, e che ci hanno invitato a fare un concorso in cui hanno presentato 5-7 progetti per loro sviluppare un'idea di spazio collegato al Reggio Children, a Reggio Emilia. Siamo interessati a introdurre le attività anomale che ci consentono di aprire nuove possibilità di utilizzo. Siamo interessati a introdurre le attività anomale che ci consenta di aprire nuove possibilità di uso. Le anomalie sono spazi di resistenza per una società basata soltanto sull'efficienza e sul vantaggio economico. Sono spazi stereotopici che li proponeva anche Foucault nei suoi libri e che per noi è molto interessante. C'è un piccolo libro che si chiama Utopia e Eterotopia di Foucault, che anche l'ho trovato in italiano, che si oppongono a tutti gli altri spazi. Sono luoghi assolutamente diversi che si oppongono ai luoghi comuni e hanno lo scopo di annullare, compensare, neutralizzare e purificare le condizioni della vita quotidiana. Ti portano a un'altra condizione, che sono i prigioni, i bar, i musei e biblioteche, tutti questi luoghi dove ti portano fuori. E questa opera anche del mio amico Nicolas Parisi è molto interessante in questo caso, di portarti con l'idea della sedia, che diventa un gioco e anche una sedia, una persona e una sedia allo stesso tempo, in questo caso. Siamo interessati nell'idea del gioco, ma non solo per i bambini, questo non lo spiegherò adesso, ma siamo molto interessati nell'idea del gioco per aprire il discorso dell'architettura al di là della funzione in questo caso. Se il design fosse pensato come un catalizzatore per ambienti in cui l'architettura impara a essere un evento, di questo parlerò in quel prossimo progetto, dove l'architetto impara a comunicare e dove l'abitante impara ad avere il controllo e vengono costruiti nuovi modi di vivere, è una delle idee che noi ci interessa in questo caso. Farò vedere il progetto di Loris Maraguzzi del Centro Internazionale a Reggio Emilia in Italia. E in questo caso cosa volevamo produrre nel progetto? Abbiamo voluto di fare un progetto che possa essere flessibile, gli ambienti e le atmosfere di apprendimento possano cambiare. Un edificio ha uno scopo educativo, non solo l'aspetto accademico, ma la vita in se stessa in questo caso. Noi abbiamo proposto un edificio che si poteva vestire e anche spogliare, un edificio che si poteva indossare e spogliare, un'idea di un edificio che si può cambiare a se stesso come le mie bimbe si indossano, si spogliano anche i vestiti, una sorta di edificio travestito, un edificio dove le posso mettere i vestiti e cambiano le sue condizioni. Un'idea da un'architettura dove si possono mettere questa idea di vestire, di non so come si può dire bene in italiano, di indossare con un vestito un progetto che può cambiare in questo caso, come la mia bimba Eleonora, che lei per la mattina è una principessa, nel pomeriggio è una supereroe.
un'idea di pensare un'architettura fatta come atmosfere e ambienti, un'architettura che non è solo pensata come una costruzione materiale, come quel progetto di Olafur Eliasson che si chiama Atmosphere, che ha fatto la Tate Gallery, che era veramente interessantissimo. Lui ha proposto un sole che anche aveva la possibilità di riscaldare. Allora le persone andavano alla Tate Gallery e si spogliavano lì a prendere il sole come se fossero un'architettura pensata come un ambiente. Allora noi abbiamo voluto di ripetere condizioni attraverso del mare, la giungla, il polo nord, il planetario, tutte queste condizioni. Allora, la strategia che abbiamo proposto è pensare in una scuola che è anche materiale, che dopo le spiegherò meglio, ma abbiamo messo nella metà un gonfiabile con la possibilità di gonfiarsi anche di scambiare, di indossare e di spogliarsi questo gonfiabile dipendendo dalle condizioni di ambienti che volevamo spingere. Allora era un progetto che si sgonfiava e che si gonfiava e si disgonfiava dipendendo uno dalle condizioni. Allora quello era gonfiato, aveva anche una tematica, poteva essere il mare, e i bambini erano portati in un ambiente sottomare. In questo caso c'erano altri gonfiabili che uscivano dalle aule che erano attraverso di questo cortile, dove si poteva fare esercizi in inverno, protetti anche dal clima in questo caso. Un'architettura che cambiava un'idea di queste condizioni gonfiabili per cambiare tutto. Allora, il progetto è anche con me una sorta di condizione materiale, potrebbe essere soltanto un grande spazio in cui tutte le porte si apribano e diventava un grande spazio intorno a questo cortile dove si gonfiava anche diverse condizioni materiali. Oppure c'era una circolazione intorno al cortile e queste aule erano anche pensate come elementi autonomi. Oppure si potevano anche cambiare le condizioni di uso in questo caso. Aveva un primo piano dove c'era un vuoto e dove i bambini potevano anche dormire. Queste sono condizioni, avevano delle condizioni molto precise di adattabilità che ci chiedevano di Reggio Emilia Children in questo caso. Un'immagine senza tetto dove si vedono tutti questi spazi intorno al cortile dove si gonfiava questa idea di travestito, di luogo per essere travestito, un'immagine dal modello con quella idea dal gonfiabile aperto dove ti lasciava vedere che cosa poteva accadere dentro in questo caso. Immagine dal modello e anche un'idea di un'architettura che potrebbe essere aperta alla natura quando la temperatura, quando le condizioni esterne erano molto più appropriate, quell'immagine dal gonfiabile in cui si poteva guardare tutte queste cose. Con questo volevo parlare da come una condizione anomala ti riesce a portare magari i bambini a condizioni diverse, dove poi hanno un rapporto diverso, dove magari le condizioni materiali non sono la più importante. Magari ripetere, anche giocare con quell'idea dell'atmosfera, anche di portarti a un luogo dove ti puoi sentire sotto acqua, ti puoi sentire sul mare, oppure queste cose, ai bambini li spingono a propiziare altri tipi di comportamento con i bambini e i bambini imparano condizioni tematiche, si hanno interessi in questo caso. Per finire parlerò da due condizioni, quella dall'aula all'aula come luogo di indeterminazione e lo spazio vuoto come luogo di costruzione della vita sociale, che a noi ci interessa abbastanza. E questo l'ho detto prima, qui siamo anche interessati nell'idea del gioco, dalla idea del progetto di Nicolas Paris che ho fatto vedere prima e alcuni dei progetti che fa anche Nicolas che mi interessa. Questo è un trompo, non so come si dice trompo in italiano, è quello che si butta, che gira. Una trottola. Una trottola, eccolo, è quello che si chiama così. Questa è una trottola che è una matita alla fine. Allora, è una trottola che ha la capacità di disegnare di maniera un po' automatica, in quel senso, in quella condizione. Allora, parlerò un po' dall'aula come luogo di indeterminatezza, l'idea della flessibilità ad adattabilità dentro del gioco. Questo a me mi interessa molto, per me questa è una delle aule più interessanti che che conosco. Un'aula soltanto fatta di queste piccole sedie e si possono configurare di qualsiasi maniera. Gli studenti, anche i professori, decidono com'è la configurazione dell'aula. Un'aula che possa essere cambiante, che possa essere adattabile a quello che si sta insegnando, tra virgolette, quello che si sta imparando in quel caso. La configurazione di un'aula deve consentire la diversità spaziale e la discontinuità
quella parola discontinuità per me è molto importante, alla fine definire diversi ambienti all'interno, definendo spazi per un uso continuo e in parallelo, che consentano l'ambiente di insegnamento diversi. Quella idea di diversità è quella che volevamo propiziare in questo caso e proporre sulla idea dell'aula. E in questo caso, questo è parlato un po' sul progetto che abbiamo visto, farò vedere una scuola che si chiama la Scuola La Insegnanza, che è una scuola a Rio Negro in Antiochia, anche vicino a Medellin, e qua abbiamo lavorato anche con l'idea del cerchio, e questi sono i moduli delle aule. Le aule, quella che è anche pensato come una struttura che può crescere, che può essere anche adattativa, ma qui si organizzava il programma. Il programma era fatto con tre diversi tipi di aule, come questi tipi di pili che abbiamo proposto qui. Avevano una condizione di circolazione molto chiara intorno al cortile, dove c'erano due edifici antichi che dovevamo mantenere, e poi c'erano questa idea di gruppi di aule che avevano la possibilità di scambiarsi, di aprirsi, di chiudersi. Questa è la sonometria generale di questa scuola, che aveva quella idea di ogni due, che sono due gradi, avevano la possibilità di essere intorno a un piccolo cortile, ma questi due aule si potrebbero collegare come se fossero soltanto una, oppure si potrebbero anche aggiungere come se fossero quattro. Avevano la capacità di cambiare di diverse maniere all'interno, avevano dei pareti che si muovono, delle tende, anche un sacco di cose diverse che ti riescono a far vedere come potrebbero. Allora siamo interessati in quell'idea di raggruppamento di classi per percorso, per l'identità, e qui c'era l'aula che si poteva collegare questa con questa, oppure i quattro attraverso di questo gruppo. È come la teoria di gruppi, non so se dice così anche in italiano, teoria di gruppi che ci imparano nella scuola nei primi anni. Questa è un'immagine molto più astratta di quella idea di questi aule che si potevano anche collegare. E qui vediamo un po' le condizioni tradizionali. C'erano tre diversi tipi di aule, nelle misure diverse, ma l'operatività di queste aule erano sempre un po' vicine. Si potevano espandire l'interno anche l'esterno, potrebbe essere una grande aula come questa, oppure un'aula composta per due diversi spazi, oppure composta per tre diversi spazi. Allora lo spazio potrebbe essere cambiati dipendendo da che cosa potrebbero loro insegnare in questo caso. E c'è un po' questa idea della tenda, dei muri flessibili che si possono muovere, che cambiavano tutto il tempo, un'idea di un'architettura che era capace di essere adattabile alle condizioni di lusso in questo caso. Queste sono immagini del modello, e qui passerò un po' in fretta, ma guardate che sono con lo stesso tipo di aula, si riesce ad avere un sacco diverso di condizioni. Questa è un'aula materna dove questo si potrebbe fare un cerchio con questo muro che si poteva muovere attraverso dalle condizioni circolari e diventava un spazio più chiuso, oppure un spazio più aperto, gli spazi di bagni per le condizioni, oppure una scuola primaria dove c'erano due diversi ambienti per insegnamento di diversi livelli, oppure un spazio che diventava tutto come un spazio molto più prussiano, dove c'è un professore e ci sono delle file di sedie per guardare il professore. In questo caso la lavagna era dietro, era anche mobile la lavagna, la possibilità di cambiare e muovere i pezzi, è come se fosse una sorta di Lego, tu decidi come è lo spazio dipendendo un po' da che cosa va a succedere questo giorno oppure la settimana, ma una discussione che anche gli studenti possono anche proporre nella configurazione di questo aula. Anche i laboratori possiamo funzionare un po' così, non si possono muovere come tutti, e spazi vuoti per danza, e spazi vuoti come in queste condizioni. In questo secondo punto, anche già per finire tutto, parlerò sullo spazio vuoto come luogo di costruzione della vita sociale. Prima di tutto ho parlato su quello che mi interessa dall'aula, la sua capacità di essere adattativa, cambiante, anche la geometria può essere la stessa, ma questo non vuol dire che non può essere anche, perché nella parte dell'architettura è interessante questa condizione di ripetizione, perché è più barata, si può usare di maniera molto, molto sistematica e può essere adattativa nel caso che ho parlato prima di tutto. Qui siamo interessati di capire cosa succede intorno alle circolazioni indotte e non orientate. In questo caso farò vedere una scuola che abbiamo finito l'anno scorso, che è la scuola
da Svizzera, la scuola Elvetti a Bogotà, e che aveva anche un problema molto difficile. Questa è una scuola privata, e che era una scuola che è anche catalogata, era un monumento fatta per un architetto svizzero molto importante che è venuto nei primi anni del XX secolo qui a Bogotà, e che aveva fatto questa scuola che ha un senso importante. Noi dobbiamo rifare parte da una scuola che era tirata giù perché aveva dei problemi per il terremoto, per le condizioni di terremoto, e questa è la scuola antica fatta per Schmidt. Allora, questo era lo spazio che c'era lì, e c'era anche una piccola biblioteca fatta per un altro architetto che aveva questa idea del cortile inglese, un po' un'idea di un spazio sotto. Noi avevamo proposto un'idea di un'architettura, un cortile sotto questa idea di cortile inglese, in cui avevamo messo la terra sotto, abbiamo lasciato l'idea della biblioteca, che era parte dal progetto, che aveva un suo piccolo cortile in questo caso, ma abbiamo voluto fare un progetto che aveva la capacità di una incidenza volumetrica molto bassa, perché dobbiamo disegnare la linea dalle condizioni dall'antico edificio che c'era lì. La seconda parte era mettere dei volumi dove c'erano le aule, ma di una maniera in cui aveva anche certo una certa condizione morfologica che si collegava alle condizioni dallo spazio all'interno del progetto in questo caso. Allora, niente, questa è la prima cosa che abbiamo voluto fare, mettere lo spazio verde sul tetto. Allora, questo è un spazio, una scuola dove il tetto diventa lo spazio di gioco anche. Ci sono dei spazi di gioco, ma volevamo mettere magari tutte quelle cose che la mia mamma mi lasciava fare, giocare sul tetto, e buttarmi dal tetto al piano terra, e salire sulle corde per arrivare al tetto. Quella idea dal tetto come spazio verde e continuità dallo spazio verde dal progetto mi sembrava che erano delle cose molto più interessanti di questo progetto. E poi sopra questa coperta, questo tetto, li mettevano anche delle aule speciali che si potevano aprire sul tetto, dove c'era l'arte, teatro, artigianato, musica, condizioni in cui si poteva anche in questo caso. In questo caso siamo interessati di lavorare con condizioni un po' diverse in questo caso. Qui si vede la scuola antica, questa che sto segnalando, e poi la scuola che noi abbiamo proposto, dove il cortile inglese è sotto dal livello della terra in questo caso. Questo è un progetto fatto anche in un materiale molto facile di lavare, anche molto neutro. Era una scuola fatta in Uglass, che non è che sia un materiale che è moderno, è una cosa molto neutra. A questa condizione bianca ci interessava. E il vuoto come luogo di costruzione sociale. Il progetto mira a moltiplicare i luoghi di incontro, spostando sotto spazi come nicchie o luoghi di incontro. Eravamo molto interessati di proporre molti spazi, sue spazi, spazi non, che non potevano essere controllati in questo caso, dove ci poteva fare dell'incontro degli studenti, si doveva appropriare di questo spazio. Lo spazio vuoto della circolazione è il luogo di incontrarci e il gioco dei piccoli gruppi identificabili. Invece di pensare un spazio così lineare, volevamo avere un po' uno spazio di queste condizioni. In questo caso i svizzeri avevano una condizione molto chiara, e loro non volevano sperimentare all'interno dall'aula, non volevano cambiare le sue condizioni tradizionali di aula. Allora non abbiamo potuto ricercare intorno a queste condizioni, e tutto un po' il lavoro nostro è lasciato un po' fuori dall'aula, di quelle condizioni dello spazio. Qui si vede lo spazio come sale, nello spazio verde sale sul tetto, e l'idea di questo tetto utilizzabile anche fatto Allora, il progetto è una struttura giocosa per far correre i bambini sul soffitto, saltare tra le maglie, trovare modi alternativi di muoversi nello spazio, nicchie per sconda, terrasse per amacche, piani inclinati che consentono il rotolare dal soffitto al primo piano. Lo spazio è aperto al gioco e alla interpretazione, forse a ciò che ci lasciamo fare sui tetti delle nostre case. Questa è un'immagine generale che si vede come questa idea dal collegamento tra l'antica struttura e il progetto, l'idea dal tetto come luogo di spazio vuoto, di essere lì, e spazi per i nicchi, per essere intorno a questo caso. Sì.
Niente, qui si vede quello che abbiamo parlato, quella era appena finito il progetto, non era ancora cresciuta la natura sul tetto, un'immagine da come si può andare giù dal piano terra fino al cortile inglese, un po' questa idea anche della domesticità sullo spazio, i nicchi per i bambini trovarsi, giocare, quell'idea di un tetto che diventa il luogo dal gioco, un'idea di un'architettura che può cambiare in questo caso. E all'interno abbiamo anche lavorato con grandi colori, non ci hanno lasciato proporre quella idea di adattabilità che per noi è importante all'interno dall'aula, ma abbiamo tentato di far vedere un po' queste condizioni. Massimo, con questo finisco, scusatemi, ma non so che è accaduto con il video, è la prima volta che mi accade così, e speriamo di aver avuto un tempo sufficiente per spiegarlo, e sono aperto alle domande e a altre cose che voi, se vogliamo anche discutere alcune delle cose. Cara Samantha, mi fa molto piacere di vederti. Grazie. Sei in una bellissima vetrata. Fake, va bene. Pensavo parte dal luogo di lavoro, ho detto guarda che bel luogo. Però potrebbe essere. Grazie Giancarlo, sono contento che hai concluso la tua lezione con questo edificio, che magari
per dimensione non è proprio vicino agli edifici che con cui si stanno confrontando gli studenti, però affronta il tema dell'esistente e dell'integrazione tra una scuola che già esiste, una nuova, la città, con un tema molto chiaro, che questo piccolo brano urbano che tu hai costruito sul tetto di questo edificio, molto bello, molto interessante. Spero che sia lo stesso anche per i nostri studenti, che potrebbero sicuramente utilizzarlo come caso studio per il loro lavoro. Anche questo tema del lavoro in sezione, modificare, non so se avete colto la strategia, la mossa principale dell'edificio, che è quello di abbassare il livello e poi riproporlo sul tetto. Questo ovviamente dà la possibilità di creare degli scenari, delle spazialità come quelle che abbiamo visto nel bellissimo video, che ne abbiamo perso uno, ma ne abbiamo guadagnato un altro finale molto bello. Quindi a me è piaciuta moltissimo questa scuola. Approfittiamo della presenza di Giancarlo, se c'è qualche altra domanda, qualche altra considerazione, prima di lasciarlo libero per la sua giornata che non dico che è appena iniziata, ma insomma alla sua mattinata, mentre noi stiamo chiudendo la serata con questa lezione. Qualcuno vuole fare una domanda? Ok, c'è Andrea Paolo, di pure. Volevo chiedere una domanda molto veloce. Come si passa dal giocattolo al progetto? Il giocattolo è magari una sorta di gioco per noi. Non è che si passa dal giocattolo al progetto. E che il progetto in se stesso è un giocattolo. Allora possiamo fare giocattoli per noi, per giocare, per un po' per raccogliere una sorta di piacere di fare le cose. Però non è che si passa da un giocattolo a un progetto. E il progetto in se stesso funziona come un giocattolo. Sai, ieri Giancarlo, mi sembra, non so se tu l'hai conosciuto, Paolo Calidoni, che è un amico collega anche di Beate, che anche lui è un docente di pedagogia, di didattica, che ieri ha fatto una bellissima lezione. Abbiamo parlato a lungo del tema del gioco e di come questo possa essere un tema molto importante anche per gli adulti. È un po' come quello che stai dicendo tu adesso, e cioè che ovviamente io gli ho detto che per me tutta la vita si gioca, e se noi rimaniamo abbastanza bambini per continuare a giocare, e forse questo è il modo migliore per stare al mondo, ovviamente noi giochiamo sempre come adulti, non è che noi giochiamo. Questa idea che il gioco è soltanto per i bambini è sbagliata. Il gioco no. Si diceva proprio questo, ovviamente si gioca in modo diverso. Ci sono delle interpretazioni del gioco che ovviamente assumono consapevolezze diverse, ma è proprio una propensione dell'uomo. E questo credo che le tue architetture provano sempre come dispositivi aperti a questo gioco, anche maturo a volte, delle persone che le abitano. Oggi non ho parlato di questo perché era molto preciso sugli spazi scolastici, ma potrei anche parlare dal gioco in un ospedale, come tu hai detto prima. Allora, questa idea dal gioco va più avanti di quello dai spazi scolastici. Magari è nata perché facevamo scuole, abbiamo capito un po' il ruolo dal gioco nel comportamento anche delle condizioni delle persone, ma penso che il gioco è magari la ultima opportunità che abbiamo di criticare una società soltanto basata sull'efficacia e la produttività, come quella che stiamo vivendo. Magari il gioco, che l'abbiamo lasciato un po' fuori quando è apparito la industrializzazione, la produttività e la fabbrica, perché prima di questo c'era anche un po' quell'idea dello spazio come teatro, quella scala dove si saliva per arrivare a un posto, dove c'era un po' questa condizione teatrale e giocosa dall'uso, dagli spazi. Gli spazi prima, da quell'idea di massima produttività, era pensata anche come una sorta di spazio per altre condizioni teatrali. C'è un bel libro che sto leggendo adesso, ma non c'è qui, dal coreano, che si chiama Byung-Chul Han, che si chiama
la desaparición de los rituales, la desaparición de rituales, donde parla de esta idea del gioco e come il gioco è importante. Ci sono tantissimi autori che parlano di questo. Nino, tu mi puoi mandare il link della conferenza di ieri che parla sul gioco, che mi interessa abbastanza? Sì, sì, te lo mando subito. Te lo mandiamo. Abbiamo parlato un po' del gioco, però guardala, perché mi farebbe piacere sapere cosa ne pensi, anche perché se ti fa piacere, io ho già proposto appunto a Paolo Calidoni, ma lo propongo anche a te, di poter avanzare un po' sulla nostra ricerca su questo tema, che, come diceva prima Giancarlo, io vi invito ad andare a approfondire anche magari guardando il sito dello studio e l'equipo Mazzanz, dello studio di Giancarlo, perché anche le altre architetture, noi oggi gli abbiamo chiesto di fare una lezione principalmente focalizzata sul progetto dell'edificio scolastico, ma se è vero quello che ci siamo detti, che un buono spazio può prescindere a volte anche dalla funzione precisa per cui è stato costruito e magari può anche diventare uno spazio utilizzato con funzioni diverse nel tempo, credo che a guardare anche altre architetture come quelle che ha progettato Giancarlo per altre funzioni può essere comunque uno strumento interessante e utile anche per un progetto specifico come quello che state affrontando voi sulle scuole. A parte una discussione sull'idea dell'homo faber versus l'homo ludens, che sono due discussioni molto belle che si possono trovare. Sì, sì, se ti fa piacere lo facciamo, a breve lo facciamo, magari non durante questo corso che ha un obiettivo diverso, ma potrebbe essere uno dei temi per tenere vivo lo spirito della ILS e magari riproporlo, insomma, in attesa che si possa poi riorganizzare in presenza. Ma io ho una voglia di ritornare a Sardegna, voglio essere Alghero, fare il giro per il mare, parlare, mangiare bene, anche il bel vino che a me piace così tanto, buon olio d'oliva. Niente, mi piacerebbe tanto ritornare, ma in questi giorni non ce la facciamo e mi manca anche tante cose dell'Italia. Niente. Va bene, noi ti aspettiamo. Voi sapete che vi ho molto vicini e speriamo di rivederci tra poco. Grazie Giancarlo, noi ti aspettiamo con il vino, con l'olio e anche un po' di pane Carasau. A presto. Mi piace tanto. Grazie Carlo, grazie. Un abbraccio. Grazie. Ciao Giancarlo, grazie. Arrivederci. Grazie. Grazie.